Ciao a tutti, parliamo ancora di distanze. Distanze però, cominciamo col parlare di distanze fra due rette. Dunque, le due rette però, consideriamo due rette, li chiamo con R ed S. Dunque, le rette possono essere di due tipi. Possono essere coplanari, oppure sghembe. È questo di cui parleremo in questo video, no? Poi parleremo anche di distanza tra due piani, però in particolare ci interessa il discorso della distanza tra due rette. Le due rette possono essere coplanari. Se sono coplanari possono essere incidenti. In questo caso, se sono incidenti, vi chiedo che distanza avranno? Nulla, no? Ecco la distanza fra due rette, tra l'altro. Utilizziamo il rosso così distinguiamo. Ora, se le rette sono incidenti, la distanza tra R ed S evidentemente è nulla. Ma poi, se sono coplanari, possono essere distinte parallele. Parallele. E questo è il caso che esamineremo, no? E in questo caso ci sarà una ben determinata distanza RS. Se sono sghembe, lo esaminiamo dopo. Quindi, parliamo del caso di due reti distinte parallele. Dunque, se le rette sono parallele, è evidente che quello che possiamo dire è che la distanza della retta R e della retta S, sostanzialmente, si può ricondurre alla distanza di un qualunque punto di R da S. Quindi, in generale, visto che abbiamo utilizzato il rosso, utilizziamo il rosso, la distanza fra due rette R e S, dove per ipotesi R è parallela ad S, lo dobbiamo verificare evidentemente, si riconduce, è pari alla distanza di un punto P di R dalla retta S. Vediamo subito un esempio. Allora, consideriamo una retta R. Supponiamo sia caratterizzata dalle seguenti equazioni parametriche: x uguale t, y uguale meno 2t e z uguale t. Supponiamo di avere un'altra retta, la retta S, caratterizzata dalle seguenti equazioni parametriche, che sono x uguale 4 meno t, y uguale 2t, z uguale 2 meno t. Dunque, vogliamo calcolare, la domanda è calcolare la distanza di R da S, no? Notiamo subito come dobbiamo vedere se le rette sono coplanari, e quindi o incidenti o distinte parallele, oppure sghembe. Per vederlo, intanto esaminiamo i parametri vettori di queste due rette, che notiamo subito sono proporzionali, quindi possiamo già dire che R è parallela ad S. Vediamo perché. Dunque, abbiamo che 1 meno 2 e 1, come vedete dalle equazioni parametriche di R, sono i parametri vettori LMN di R, e come vedete meno 1, 2 e meno 1, dalle equazioni parametriche di S, sono i parametri vettori L', M', N' di S. In effetti notiamo come sono proporzionali, pertanto in effetti R è parallela ad S. Allora cosa possiamo dire? Prendiamo un punto qualunque di R, ma un punto qualunque di R è l'origine, perché notiamo come sicuramente R passa per l'origine. Allora cosa facciamo? Possiamo ripetere il ragionamento che abbiamo fatto per la distanza di un punto da una retta. Cioè cosa facciamo? Consideriamo il piano pi greco che sia sostanzialmente perpendicolare, che sia ortogonale a questa retta S, e naturalmente consideriamo poi la proiezione ortogonale dell'origine del punto O di R sulla retta S, no? Che poi quella proiezione ortogonale, lo sappiamo, non è altro che il punto di intersezione fra il piano pi greco e la retta S. Dunque il piano pi greco sicuramente abbiamo che passa per l'origine ed è perpendicolare alla retta S. Consideriamo quindi questo piano pi greco, abbiamo pi greco che avrà equazione, naturalmente andiamo a utilizzare questa, a che moltiplica x meno x con 0 più b che moltiplica y meno y con 0
più C che moltiplica Z con 0 con 0 uguale a 0. Dunque A, B, C sono i parametri di giacitura del piano, che sono proporzionali a meno 1, 2, meno 1, cioè a L, MN, a L' prima, N' primo di S. E quindi avremo meno 1 per X meno 0, faccio tutti i passaggi così vedete cosa sto facendo, più 2 che moltiplica Y meno 0, meno 1 che moltiplica Z meno 0, uguale a 0. In sostanza otteniamo meno X più 2Y meno Z uguale a 0, e cambiando i segni otteniamo l'equazione cartesiana del nostro piano pi greco, che adesso andiamo a intersecare con la retta S, cioè sostanzialmente andiamo a ottenere la proiezione ortogonale del punto O dell'origine proprio su S, che è appunto il punto di intersezione, che possiamo indicare con, diciamo, con A, no? Punto di intersezione del piano pi, il punto di intersezione del piano pi greco con la retta S. Quindi X meno 2Y più Z uguale a 0 e rappresenta l'equazione cartesiana del piano. A questo punto, come abbiamo fatto nei precedenti, no? Esempi che abbiamo visto nei precedenti video, andatevi a vedere se non li avete visti. Beh, basta sostituire x, y e z, ovvero 4 meno t, 2 t e 2 meno t, alle x, y e z del piano, dell'equazione cartesiana del piano. Quindi otteniamo 4 meno t meno 2 che moltiplica 2t più 2 meno t uguale a 0. Questo per determinare t, trovata t la buttiamo qui e abbiamo trovato le coordinate del punto A, proiezione ortogonale di O su S. Quindi abbiamo 4 meno t meno 2 per 2t o meno 4t più 2 meno t uguale a 0. Troviamo subito che meno 6t, perché meno t meno t è meno 2t, meno 2t meno 4t è meno 6t, 4 più 2 è 6 dall'altra parte è pari a meno 6, t abbiamo trovato vale 1. Se t vale 1, a questo punto cancelliamo tutto qui, possiamo dire che se t è uguale a 1 possiamo dire che la proiezione ortogonale di O su S ha coordinate, cioè il punto in particolare A intersezione del piano pi greco con la retta S, avrà 4 meno 1 3, 2 per 1 2, 2 meno 1 1, 3 2 1 sono le coordinate di A, e pertanto a questo punto abbiamo l'origine punto di R, visto che dobbiamo calcolare la distanza del punto O da S, come abbiamo visto la distanza di un punto nella rete si può calcolare come distanza tra due punti con questo procedimento che abbiamo appena fatto. Quindi la distanza della retta R dalla retta S, che coincide con la distanza di O da A, non è altro che la radice quadrata, visto che queste sono nulle, 3 al quadrato 9 più 2 al quadrato 4 più 1 al quadrato 1, la radice di 14 è il risultato del nostro esercizio. Andiamo a vedere il caso delle due rette RS e sghembe. Dunque, facciamo un po' di ordine, perché questo tipo di argomento sicuramente sarà, immagino, apprezzato e seguito, perché può dare, diciamo, alcuni dubbi, può generare dubbi e un po' di confusione a volte. Consideriamo questa volta R, possiamo chiamarlo R', due rette R'. Chiedo scusa per lo starnuto. R' sono due rette, questa volta supponiamo sghembe. Ricordo che due rette R' sono sghembe, significa che essenzialmente non sono complanari, cioè non sono né incidenti, quindi non hanno alcun punto di, non si incontrano in alcun punto, non hanno punti di intersezione e non sono nemmeno distinte parallele, quindi sono sghembe. Allora, esistono sempre due punti, H, che è un punto appartenente a R, e H', che indichiamo come un punto appartenente a R', che sostanzialmente vanno a rendere minima, quindi vanno a minimizzare la distanza di R da R', perché è quella che noi vogliamo calcolare, no? Cioè tali che, i punti H' sono tali che la distanza di H da H', dove ripeto H' sono due punti rispettivamente, uno appartenente a R e uno appartenente a R', è minore o uguale della distanza di altri due punti generici P e P', dove naturalmente P è un punto appartenente ad R e P' è un punto appartenente ad R'. Ecco qua. Dunque, nella pratica abbiamo che la distanza di due rette R e R', che è quella che vogliamo calcolare, sghembe, viene minimizzata da due punti che sono appunto i punti H e H', tali che in sostanza il vettore
H'H', cioè sostanzialmente la retta che passa per i punti H'H', risulti essere ortogonale sia ad R che ad R'. Questo dobbiamo fare. Allora, il discorso sembra difficile, in realtà è molto semplice. Facciamo un esempio su questo. Scusa perché ho su col naso, ma ho un po' di raffreddore, quindi vedete che starnutisco, voi non ve ne importa niente, ma ve lo devo dire, perché qualcuno può pensare che ho dei vizietti, ma dico su col naso perché sono spesso soffro un po' di sinusite, quindi. Allora, consideriamo due rette. R. Bene, R questa volta ce le danno in equazioni cartesiane. R e R', ce le danno questa volta in equazione cartesiana, ma non ci crea problemi. X meno Y uguale a 0. Z meno 2 uguale a 0. Vi volevo dire, ragazzi, ho visto molte volte molti studenti, perché io ho degli studenti che vengono, ne ho parecchi veramente, che vengono qui a lezione da me, a volte utilizzate dei metodi un po' ingarbugliati, utilizzate i metodi che utilizzo io, che sono metodi veloci, no, senza andare a cercare strade, no, tangenti, per andare, cerchiamo di fare le cose veloci. R a equazione cartesiana, X meno Y uguale a 0, Z meno 2 uguale a 0. Supponiamo che R' sia invece caratterizzata dalle seguenti equazioni cartesiane: x meno z uguale a 0 ed y meno 1 uguale a 0. Allora, subito possiamo notare come R' non si interseca, non hanno interazione, quindi R' non sono incidenti. Poi cosa facciamo? Andiamo a... Dunque, potremmo tranquillamente calcolare i parametri direttori già da qui di R', ma ce le andiamo a mettere in forma parametrica, non perché molti cosa fanno? Se le vanno a mettere in forma parametrica per trovare i parametri direttori, ma noi sappiamo che i parametri direttori LMN, L'N' di R ed R' si possono determinare con la matrice 2x3, ma in questo caso ce le andiamo a mettere in forma parametrica le due rette, perché ci serve poi per dopo. Quindi scriviamoci le rette R e R' in forma parametrica, intanto comunque LMN, L'N' noi comunque li possiamo determinare anche immediatamente. Quindi se x meno y uguale a 0 vuol dire che x uguale a y, quindi x è uguale a t, y uguale a t, e z, ce lo dice il testo, è 2. Quindi otteniamo che in sostanza LMN di questa rete sono 1, 1, 0. Per quanto riguarda R', anche questa ce la andiamo a mettere in forma di equazioni parametriche, ma perché c'è una ragione, lo vediamo tra poco. Se x meno z uguale a 0 vuol dire che x uguale a z, quindi x uguale a t, z uguale a t, è evidente che da qui y è uguale a 1, e quindi è evidente che i parametri direttori L', N' di questa rete R' saranno 1, 0, 1. Come potete vedere, i parametri direttori non sono né uguali né proporzionali, e quindi R' non solo non sono incidenti, cioè non hanno alcun punto di intersezione, ma non sono nemmeno parallele, e quindi siamo certi che R' non sono complanari, perché non sono né parallele né incidenti, né distinte parallele né incidenti, e quindi sono sicuramente, lo possiamo dire, R' sono sghembe. Detto questo, ripeto, potevamo determinare da subito i parametri direttori mediante le matrici. Se R' sono sghembe, consideriamo il cosiddetto punto mobile di R'. Che vuol dire che è il punto mobile? Il punto mobile è il punto R, o il punto mobile H di R, è il punto di coordinate T, T2, questo è il punto mobile. Il punto mobile H' di R' sarà, ora facciamo però una cosa, non indichiamolo questo con K invece che T, il parametro reale per i parametri direttori, altrimenti poi andiamo a crearci confusione. K, 1K sono il punto mobile H' di R'. Dunque, prendiamo il vettore HH' adesso. Dunque, il vettore, naturalmente cancello adesso un attimo le rette R' in forma di equazione cartesiana, poi nel caso ce le rimettiamo. Chi è il vettore HH'? Beh, il vettore HH' sarà K-T. Avrà coordinate 1-T, è la retta, no? Passando per i punti H che primo, K-2. Su questo mi sembra non ci sono dubbi. Questo è il vettore HH'. Imponiamo che questo vettore risulti essere perpendicolare, cioè risulti essere ortogonale sia alla retta R che alla retta R'. Cioè, in sostanza, 1, 1, 0 sono LMN di R, 1, 0, 1 sono L'N' di R'. Avevamo un sistema
condizioni di ortogonalità retta retta, retta retta, due equazioni, ovvero k meno t, ricordiamo, ll' più mm' più nn' uguale a 0, k meno t, componente lungo x del vettore h' per la componente lungo x l per 1 più 1 meno t per 1 più k meno 2 per 0 uguale a 0. Poi andiamo ancora, k meno t per 1 più 1 meno t per 0 più k meno 2 per 1 uguale a 0, ovvero otteniamo questa e questa di mezzo se ne vanno, facciamo i nostri conti, otteniamo il seguente sistema, otteniamo k meno t per 1 e k meno t, 1 meno t per 1 e 1 meno t, il terzo prodotto è 0, quindi 0, il prodotto di mezzo 1 meno t per 0 è 0, quindi otteniamo k meno t per 1, k meno t, k meno 2 per 1 e un k meno 2, tutto quanto uguale a 0, da cui otteniamo k meno 2t più 1 uguale a 0, 2k meno t meno 2 uguale a 0, risolviamo come volete voi, moltiplichiamo ad esempio per meno 2 gli elementi della prima equazione, meno 2k più 2k è 0, meno 2 per meno 2t è 4t, meno t è un 3t uguale, meno 2 per 1 fa meno 2, meno 2 meno 4 è meno 4, dall'altra parte viene 4. Abbiamo trovato in sostanza che t è un 4 terzi, e k viene meno 2 per 4 terzi è meno 8 terzi più 1, ovvero meno 8 terzi più 3 terzi è k meno 5 terzi uguale a 0, k è uguale a 5 terzi. Abbiamo trovato che k è uguale a 5 terzi. Valori unici, non ce ne possono essere altri. Cosa facciamo? Troviamo trovate k e t e andiamo a mettere in hk', abbiamo trovato hk'. E quindi abbiamo che le coordinate del punto h saranno 4 terzi, 4 terzi, 2, coordinate del punto h' saranno 5 terzi, 1, 5 terzi, facilissimo come vedete, si fa così, eh? Bene, a questo punto notiamo, lo ripeto, i punti h' sono unici, e lo ripeteremo alla fine, trovati h', a questo punto possiamo calcolare la richiesta distanza di r da r', in quanto la distanza della retta R dalla retta R' coincide con la distanza del punto H dal punto H'. Distanza fra due punti, cioè pari alla radice quadrata di 5 terzi meno 4 terzi, che è un terzo, al quadrato un nono. 1 meno 4 terzi è 3 terzi meno 4 terzi, meno un terzo al quadrato è sempre un nono. 5 terzi meno 2 è un 5 terzi meno 6 terzi, ovvero meno un terzo al quadrato è sempre un nono. Viene una radice di 3 noni, ma 3 noni è un terzo, radice di un terzo è 1 su radice di 3, questa distanza è radice di 3 su 3, o anche scrivibile come 1 su radical 3, come volete voi. Quindi radice di 3 su 3 rappresenta la distanza di R da R'. Ricordo che, lo ripeto, i punti H' sono unici, e pertanto, attenzione, la retta S generica, chiamiamola S, che passa per i punti H' è in pratica una retta ortogonale e incidente sia alla retta R che alla retta R'. Pertanto, ricapitolando, date due rette sghembe che indichiamo con R'. Esiste, e lo ripeto, esiste un'unica retta che possiamo indicare con S, R no, perché esiste un'unica retta S, T, come volete voi, che risulta essere ortogonale ed incidente sia alla retta R che alla retta R', chiamata, detta, retta minima distanza. Faccio notare come se R e R' fossero state parallele e distinte, sarebbero state infinite rette perpendicolari ed incidenti sia R e R', che potevano essere ottenute intersecando il piano passante contenente sia R e R' con qualunque piano perpendicolare a entrambe. Quindi attenzione, H' sono unici, così come è unica la retta, quella retta chiamata retta minima distanza, cioè retta S e T, come volete voi, ortogonale e incidente, sia R che R'.
andiamo a concludere il nostro video con il concetto che andiamo a accennare, molto semplice, di due piani paralleli. Normalmente volevo intendere non piani paralleli, di cui abbiamo già parlato, ma distanza fra piani paralleli. Bene, non faremo in questo caso esempi, ma per calcolare la distanza tra due piani intesi come pigheco, pigheco primo, paralleli tra di loro, e lo possiamo verificare, è sufficiente in questo caso ripetere lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per la distanza tra due rette parallele R ed S. In sostanza definiamo distanza fra due piani paralleli, pi greco e pi greco primo, alfa e beta, insomma chiamateli come volete voi, la distanza di un punto qualunque del primo, la distanza di un punto qualunque di uno di essi, naturalmente dall'altro. Quindi, anche in questo caso, se volessimo calcolare, determinare la distanza di due piani, pi greco e pi greco primo, paralleli, è sufficiente calcolare la distanza di un punto qualunque del piano pi greco dall'altro piano. La distanza di un punto da un piano possiamo calcolarla o con il procedimento il primo visto nel video precedente, oppure con la classica proprio formula, quella che abbiamo visto con il modulo, qualora i piani non ci fosse fornito l'orientamento di essi, quindi il segno del versore. Bene, questo diciamo argomento conclude per adesso la parte di spiegazione della geometria analitica dello spazio. Non c'è altro che, voglio dire, tutto quello che non ho detto o che ho snocciolato non in maniera dettagliata con gli esercizi lo andrò a fare adesso, perché adesso naturalmente andrò faremo un bel po' di video di esercizi, peraltro già fatti, ne avevamo già fatti abbastanza anche in precedenza, ma naturalmente riguardanti questi concetti, in particolare questi ultimi che sono spesso assegnati nei temi d'esame. Chi mi ascolta me lo può confermare, visto che distanza fra due rette, attenzione che riguardo la distanza fra due rette sghembe può anche essere chiesta appunto calcolare la retta minima, la cosiddetta retta minima distanza, infatti che è una tipica domanda dei quesiti che vengono dati all'esame delle facoltà universitarie, dove c'è l'esame di geometria e algebra lineare. Quindi dal prossimo video in poi inizieremo una serie di quesiti. Io come al solito in ogni video ne farò 4, 5, insomma 3, 4, se vediamo, dipende dalla loro lunghezza, e poi naturalmente dopo, ve lo preannuncio già, inizieremo la parte sui luoghi geometrici dello spazio, quindi parleremo di circonferenza, ellisse, iperbole. E concluderemo qui, accenneremo qualcosa sulle coniche, non so se parleremo di quadriche, adesso vediamo se mi rimane il tempo, perché voglio finire entro la fine di luglio. Detto questo, io vi saluto, grazie per l'eventuale vostro ascolto, se vi è piaciuto il video fate un bel pollice verso l'alto, grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video dove cominceremo gli esercizi. Ciao!